Allora, considera che non ho foglie, non ho appunti, volutamente, così andiamo a braccio e fai tu. Sì, no, ma guarda, vabbè, mi hai tirato su di morale, sei un tesoro, veramente, devo dirtelo perché è fantastica, sei. Poi adesso c'è una bella inquadratura, c'è proprio baciata dal sole, si può dire? Sì, per fortuna sì, anzi, aspetta, mi sposto, mi faccio baciare un po' di più, che così se ho i capelli umidi, almeno comunque sai esattamente che ti dico quello che faccio, ti ho fatto anche ridere. Va bene, Allora. non... Allora, oggi abbiamo... tu non li hai contati, ma devo dire che hai fatto un super lavoro e tra l'altro anche di domenica, ma cose impazzesche. Va bene, partiamo subito dal primo punto. Allora, ricorso al TAR per la questione di Bolzano, un contenzioso instaurato con l'impugnazione dell'obbligo di presentare un esito negativo del tampone oppure tampone rapido per uscire e entrare in certi comuni altoatesini. Come sta la cosa? A che punto siamo qua? Allora, la questione diciamo che ha avuto un'evoluzione tutto sommato prevedibile, nel senso che abbiamo impugnato col collega Francesco Scifo prontamente e anche con la collega Renate Olzeisen prontamente l'ordinanza di Compatcher, ovvero il presidente della provincia autonoma di Bolzano, che imponeva appunto, come hai anticipato, tale test, ovvero il molecolare oppure l'antigenico rapido. Ovviamente ben ci si rende conto che un'ordinanza del genere è assolutamente limitativa della libertà personale, della privacy, ma nonché addirittura arreca un gravissimo danno anche a chi si muove per lavoro, perché le categorie esentate dall'obbligo del tampone erano assolutamente pochissime, ossia soltanto operatori sanitari, medici e forze dell'ordine, mentre tutta una serie di lavoratori che per necessità quotidiana si spostavano all'interno o all'esterno di comuni, anche tutto sommato piccoli, in effetti, scusate il vento, in effetti ci si rendeva conto che avrebbero dovuto affrontare questa imposizione del test quotidianamente, quindi arrecando anche dei pregiudizi alle aziende, perché molte aziende avevano delle commesse lavorative in tutto il territorio, molti erano carpenterie, falegnamerie, imprese edili, che quindi ovviamente non operano soltanto all'interno di un determinato comune, ma bensì in un raggio del territorio abbastanza ampio. Quindi abbiamo impugnato tempestivamente appunto tale ordinanza, abbiamo avuto addirittura l'esito praticamente 24 ore dopo l'iscrizione dell'impugnazione e prontamente abbiamo impugnato dinanzi al Consiglio di Stato. Va detto che in questo caso praticamente il Consiglio di Stato ha emanato un provvedimento molto articolato dove in pratica ha valutato le nostre ragioni. Non è stato un decreto di accoglimento, ma bensì la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto contraddittoriamente che non fosse ammissibile un'impugnazione davanti al Consiglio di Stato per un decreto cautelare e quindi ha rimandato gli atti al TAR di primo grado. Ma dulcis in fundo va detto che questo intervento tempestivo da parte mia e dei colleghi ha sicuramente ben significato il fatto che ad ogni azione corrisponde da parte della popolazione una pronta reazione, ossia che la popolazione non è più dormiente, la popolazione attenta, ci ha chiesto di intervenire, tanto che alla fine Compatcher ha modificato questa ordinanza e oggi il test tramite tampone è facoltativo, quindi è raccomandato, Benissimo. ma bensì facoltativo. Cioè, tra l'altro mi pare che si sono rivolti a te 4-5 aziende, no? Dell'area di Bolzano, giusto? Sì, sono proprio delle Bene. aziende di Bolzano, abbiamo preso in carico le prime, cioè quelle che hanno chiesto soccorso immediato. Non abbiamo atteso altre adesioni per non pregiudicare la tempestività dell'intervento. Ecco, poi secondo punto. Sì. Mascherine, capitolo mascherine, che novità ci sono? Allora, il capitolo mascherine è un capitolo, una nota, come si può dire, veramente dolente, che ci mette davanti a quello che è l'impasse del sistema.
giudiziario e amministrativo, ovvero ben noti a tutti i provvedimenti che hanno sentenziato l'illegittimità dell'imposizione dell'uso prolungato alla mascherina in posizione statica. Veramente sono tanti, si sono susseguiti non soltanto dal TAR del primo grado, ma anche del Consiglio di Stato, e quindi noi possiamo dire che allo stato attuale la minore, la nostra ricorrente, gode dell'esenzione in virtù di un provvedimento confermato, quindi sia in primo grado che in secondo grado, però è una bambina. Ma la verità è che il provvedimento è stato dichiarato illegittimo erga omnes, quindi tutti i bambini si dovrebbero poter avvantaggiare di questo provvedimento. Addirittura vi è stata una sentenza, non a nostra firma, ma bensì che comunque ha dichiarato l'illegittimità proprio della parte in cui si imponeva l'obbligo di mascherina al banco agli infradodicenni. E nonostante tutto, nonostante le imposizioni dei vari provvedimenti ai remand, come si suol dire, che ha caldeggiato il Consiglio di Stato affinché questo obbligo venisse rimosso, l'ultimo DPCM, che appunto, come ben sappiamo, è di qualche giorno fa, non ha ottemperato a tale disposizione del TAR. Quindi, come si suol dire, è come se gli organi della pubblica amministrazione o non si parlassero o facessero finta di non sentirsi. Molto, molto grave, perché Sì. comunque ovviamente ci si rende conto che dopo i provvedimenti amministrativi che si sono susseguiti in maniera convulsa, ordinanze come quelle appunto del presidente della provincia di Bolzano, che si susseguono da un giorno all'altro, dove quindi non ci sono neanche i margini di impugnazione, aggiungiamo che anche quando si ottengono dei risultati giuridici concreti, poi la pubblica amministrazione non si uniforma, lasciando comunque quindi i cittadini a brancolare nel buio, perché da un lato sanno che quell'imposizione è illegittima, ma dall'altro il DPCM dice qualcosa di diverso. Ci tengo a mettere in evidenza un punto paradossale e gravissimo, che poi è l'atteggiamento delle scuole, o meglio delle dirigenze scolastiche, o addirittura di altri genitori, compagni, genitori dei compagni, magari di qualche minore che gode dell'esenzione. Facciamo presente addirittura che è stata emanata una raccomandazione, dove in pratica si suggerisce di confezionare, scatolare nel plessiglass i bambini Sì. che godono, diciamo, dell'esenzione. Cioè, noi ci rendiamo conto che stiamo arrivando veramente a delle vessazioni turbative Allora. dell'equilibrio, della crescita, gravissime, e vengono anche percepite dagli educatori come un qualcosa di prudenziale, di tutelante e garantista. Ma ci rendiamo conto un bambino scatolato che Sì, oltretutto dell'esenzione un danno emotivo, ma anche fisico enorme, su quello non c'è dubbio. Allora, tu mi dicevi che hai intenzione in settimana di rivolgerti alla CEDU. assolutamente sì. Noi sappiamo che la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, è parzialmente finanziata da Soros e dalla Microsoft. Però questo non vuol dire che tutti i giudici siano corrotti, quindi comunque secondo me fai bene a tentare la carta delle corti internazionali. È come dire, tutto il nostro sistema ovviamente risente di quello che è l'ammanto, diciamo, governativo, ma noi non possiamo pensare, o meglio, io scelgo di non pensare Esatto. che i medici abbiano applicato pedissequamente i protocolli, e per fortuna i risultati adesso li abbiamo, che non tutti i giudici abbiano Bravo. una visione miope e circoscritta dalle maglie del sistema, come avviene per noi, per me che faccio l'avvocato, per te che fai controinformazione. Io voglio ancora sperare in questa fiammella di possibilità che piano piano divampi e incendi la coscienza di tutti. Sì, sicuramente, sono d'accordo con te. Notiamo che c'è un po' di risveglio a livello internazionale, si sta muovendo qualcosa, si stanno facendo delle iniziative e poi ne parliamo più avanti. Adesso però, se dovesse fallire un po' il discorso della CEDU, credo che tu hai in mente, mi pare di aver capito, anzi sono sicuro, di rivolgerti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Guarda,
Esattamente, ti dico che ci Per... rivolgeremo sinergicamente, cioè praticamente proprio in maniera parallela, niente verrà lasciato intentato, perché comunque per quanto concerne la questione delle mascherine possiamo dire di aver esaurito i rimedi interni, ma ci sono tantissimi altri temi estremamente gravi, non soltanto certo quello dell'imposizione delle mascherine per gli infradodicenni, che configurano quei crimini che appunto sono crimini contro l'umanità che si perpetrano giorno dopo giorno. Quindi la grossa E notizia, scusa quindi se tu. interrompo, la grossa notizia è che tu ti rivolgerai alla Corte Penale Internazionale questa settimana, cioè settimana prossima, oggi è Sì. domenica, domenica pomeriggio, che tesoro, qui collegata, veramente fantastica. Va bene, siamo qui tutti e due, anch'io non è che sono da meno, va bene. Però settimana prossima, Evidentemente quindi è tu, necessario. Sì. esatto. Bene, tu adirai quindi alla Corte Penale Internazionale, oltre che alla CEDU, quindi già c'è parecchia carne al fuoco. Vuoi aggiungere qualcosa sul punto della Corte Penale Internazionale? Sì, voglio dire che appunto questo percorso è stato già tracciato da noi nelle scorse settimane su richiesta preoccupata in primis da parte di numerosissimi medici, operatori sanitari, psicologi e poi si aggiungono pian piano tanti cittadini. I medici percepiscono con grande precarietà i tempi che stiamo vivendo e quindi sono stati i primi a caldeggiare l'intervento, a mandare i loro documenti perché venissero confezionate le adesioni. Quindi il nostro è stato un temporeggiare. Non perché si commettessero ulteriori crimini, ma più che altro per dare la possibilità alle persone di farsi avanti e portare quelle che sono le loro esperienze e la loro volontà ferma di dire io non ci Ecco, sto. questo è importante, cioè tu non hai sollecitato la cosa, però ti sono arrivate queste adesioni da medici, eccetera, come dici tu. Ma se qualcuno che vede questo nostro programma fosse interessato a partecipare Assolutamente alla sì. corte, cosa può fare? Può inviare una mail con oggetto denuncia a Corte Penale Internazionale, allegando il proprio documento d'identità, fronte e retro, il codice fiscale, aggiungendo magari due righe in base alla professione e ciò che l'ha toccato più direttamente in questo lungo, periodo emergenziale. La invia alla tua mail? Sì, momentaneamente sì, alla mia mail, poi La stiamo diamo. predisponendo delle mail appunto di smistamento per le varie azioni in modo da poter essere più efficaci e La tempestivi. possiamo pubblicare quindi nel video? So che restia su questo. Ok, possiamo darla. Perché comunque è una cosa utile per tutti quanti, cioè ricorrere alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. Dobbiamo farci sentire, è finito il tempo di vivere passivamente gli eventi. Purtroppo se non ci diamo una mossa, finisce, come dicevo in un video, tutto a carte 48. Assolutamente, poi le richieste verranno man mano evase e riscontrate, viene preso in considerazione praticamente tutto. Se qualcuno non riceve un feedback entro una massimo 2 settimane, perché magari le denunce verranno inviate a scaglioni, magari rinnovi la mail, perché abbiamo veramente tanti temi, come si suol dire, al fuoco e talvolta può capitare che la priorità magari di un soggetto che subisce pressing da vaccino bypassi quella che magari è un'altra richiesta, perché Ecco, andiamo in base all'urgenza delle richieste. un altro argomento che sono contento che ti sei preso a cuore è quanto sta accadendo in Sardegna con Solinas. Ecco, partiamo punto numero 5. Parlami un po' dell'ordinanza di Solinas con il passaporto, i tamponi, i vaccini, che anche tra i nostri amici ha gettato un po' di... Insomma, è stato Di visto in maniera un po' preoccupazione, controversa. giusto? Di preoccupazione, vero? Allora, Preoccupazione, ma alcuni appoggiavano Solinas, altri invece. Invece, secondo me, la cosa è preoccupante. Quindi fai bene a intervenire. Dimmi.
Io comprendo i timori delle persone rispetto ovviamente alla narrazione del mainstream, quindi è ovvio che chi segue prettamente la narrazione del mainstream è convinto che ci sia un nuovo divampare di contagi, una situazione di precarietà, perché così viene raccontata e quindi ritiene anche chi segue solo quell'informazione che il tampone sia un metodo di indagine giusto. Giustamente utilizzato e che quindi possa in qualche modo tutelare. Ovvio è che se la narrazione fosse ben differente, probabilmente non verrebbe introdotto un eventuale scriminante vaccinale per potersi recare nell'isola. Ci Ecco, terrei. però scusa, perché vale anche il caso viceversa, cioè se una persona residente in Sardegna deve recarsi in un'altra regione d'Italia e poi rientra in Sardegna, anche lei deve essere sottoposta, o sbaglio, a questo Assolutamente, passaporto vaccinale? quando rientra sì, quando Ecco. rientra sì. Quindi è una cosa che noi stiamo facendo anche a favore delle persone che sono residenti in Sardegna, perché se un domani hanno la necessità di recarsi in altre regioni d'Italia, poi devono sapere che al loro rientro devono sottoporsi a tutta una serie di misure che potrebbero anche portarle a una quarantena magari ingiustificata, perché magari o no? Assolutamente. Ciò detto, poi l'ordinanza praticamente quindi è chiaro, bisogna esplicitare cosa impone. Impone che i soggetti che non sono vaccinati o che non si sono sottoposti al tampone prima dell'arrivo in Sardegna dovranno alternativamente recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. Se negli aeroporti e nei porti sardi non c'è la possibilità di fare i tamponi, bisogna recarsi nelle 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale presso una struttura autorizzata, pubblica o privata accreditata e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese. Se non si trova il modo di fare il tampone neppure in Sardegna, allora bisogna porsi in autoisolamento fiduciario per i successivi 10 giorni all'arrivo nel proprio Pazzesco. domicilio. Ci si rende conto che in effetti questa ordinanza poi non prevede deroghe, non prevede neppure deroghe per chi viaggia per lavoro o per chi Esatto. viaggia per ragioni di salute o stato di necessità. Quindi ci rendiamo conto che appunto magari una persona che si deve recare fuori anche 2 volte la settimana dovrebbe comunque sottoporsi così frequentemente a tampone. Ma oltretutto è veramente grave il fatto che venga posta come alternativa anche la questione di essere stati vaccinati. Bene, la cosa importante che vogliamo sottolineare prima che ci scappa di mente è che tu hai detto che depositerai oggi, questa sera, eh? Sì, è già stato predisposto appunto il ricorso al TAR, quindi più tardi, come al Corso al TAR. solito, con Francesco depositeremo il ricorso al TAR Sardegna in modo tale che venga verificata immediatamente l'illegittimità di questo provvedimento, o Quindi quantomeno al venga TAR fatto qualcosa. Sardegna. Ok. Bene. Veniamo al sesto punto. Impugnazione dello stato di emergenza e prorogazione del risarcimento danni per le imprese privati che depositerai, penso, mercoledì. Anche questa? O sbaglio? Diciamo che appunto è un lavoro in essere e poi diamo conferma di quello che avverrà, ma sicuramente il fatto che la dichiarazione dello stato di emergenza si fondi su presupposti veramente, veramente traballanti e così con essa tutte le sue proroghe deve essere portata al vaglio del TAR Lazio. Anche su questo non ci sono dubbi. Mentre per quanto concerne le questioni relative agli imprenditori, si impone una ripresa netta e indiscussa dell'economia, ancor di più nel momento in cui viene ventilato un lockdown pasquale, che non si capisce veramente su quali basi cerchi
fantasiosamente di ancorarsi. Quindi non si comprende il perché si debba parlare di nuovi lockdown quando invece le imprese devono aprire e devono lavorare. Quindi, più che parlare di ristori o di bonus, è necessario che lavorino, che possano veramente portare avanti quello che è il loro impegno, mantenere fede a quello che è stato il fatturato nel periodo, ad esempio, pasquale. Quindi io rinnego fermamente qualsiasi tipo di chiusura, di coprifuoco limitante o di altro nel periodo ancora di più delle festività. Invito tutti gli imprenditori ad affermare il proprio diritto al lavoro, così come appunto aveva chiarito la pronuncia del dicembre 2020, e casomai appunto ciò su cui bisogna affondare il coltello è un vero e proprio risarcimento del danno da una malagestio da parte dello Stato e da comportamenti limitanti e illegittimi che hanno violato quello che è uno dei diritti cardine della Costituzione, ovvero il diritto al lavoro. Diritto al lavoro, diritto alla dignità umana sono dei punti fondamentali che non possono essere calpestati e diciamo offuscati con della polvere negli occhi come quelli che possono essere degli offensivi bonus. Ma soprattutto perché accettare dei bonus quando si è perfettamente in grado di poter mandare avanti un paese e lavorare? E ci sono state soltanto delle scriminanti fra varie categorie in maniera illogica e contraddittoria. Quindi questo sarà sicuramente uno dei prossimi impegni che verrà veramente tracciato e portato avanti fino alla fine. Allora, quindi ricapitoliamo. Mi trovi ovviamente in piena sintonia, come su tutto. No tassativamente ai ristori, ma pretendiamo che le aziende riaprano subito e chiederemo un risarcimento danni per i danni subiti dalle aziende di questo periodo di chiusura. Esatto, Sono stato. non è un danno, esatto, non è un qualcosa di ristorabile, la violazione è talmente grave che si tratta di un danno. Qua si tratta di veramente colpevolezza. Quindi sei assolutamente Responsabilità. convinta che non si debbano chiedere ristori, ma Non di si aprire devono le Bisogna aprire le aziende? aziende, io sono assolutamente convinta. Si parla di risarcimento del danno. Qua un ristoro non può assolutamente far galleggiare l'economia per un anno. Un ristoro può aver senso per un periodo limitatissimo, ma con tutta una serie di escamotage che avrebbero dovuto poter sostenere le imprese in maniera analoga economicamente a come è avvenuto in altri paesi. Ma ricordiamoci che le imprese devono lavorare, il paese deve lavorare. Quindi anche proprio oggi un articolo pubblicato su Science ha chiarito che bisogna convivere, bisogna con l'epidemia o eventualmente con qualsiasi virus. Questo tipo di scelta di chiusure è assolutamente controproducente e non fa altro che allungare un brodo già assolutamente disgustoso. Bisogna prendere in mano la situazione e smetterla col distanziamento sociale, con il lockdown e con tutto questo che manda a carte 48 l'economia e che fa veramente vagheggiare qualche cosa che è effimero, è offensivo e degradante. Ecco, è degradante. L'aggettivo che Sì. ritengo adeguato alla mera richiesta di un ristoro, ma come di altri ammortizzatori sociali che fanno semplicemente galleggiare nella sopravvivenza e auspicano alla mediocrità, da parte mia sono totalmente banditi. Anche perché sappiamo rientra nel piano poi globale dell'elite, non stiamo lì, no, a ripeterlo perché ogni giorno tocchiamo questo argomento. Quindi so che anche tu condividi e mi fa piacere. Norimberga, la nuova Norimberga. So che tu con la collega di Bolzano avete l'intenzione di aderire all'iniziativa portata avanti dall'avvocato Fulmich. Mi confermi questo? Ci Sì, guarda, sarete?
tanti mesi fa, credo, se non ricordo male, già nel mese di ottobre o novembre, con i colleghi del gruppo Sardo, mandammo proprio una dichiarazione di disponibilità a Fulmis e mi presi anche la briga in quell'occasione di contattare vari colleghi, colleghe, amici anche a livello nazionale per rendere la totale disponibilità a una azione internazionale da parte di tutto il paese, appunto da parte di tutta l'Italia. I contatti con l'avvocato Fulmis vengono tenuti per ovvie ragioni linguistiche in maniera serrata e diretta appunto dalla collega Renate Olzeisen, ma ovviamente la disponibilità alla nuova Norimberga è caldeggiata non soltanto da noi, ma da tanti colleghi a livello nazionale e sovranazionale, da tanti attivisti, ma soprattutto da tanti uomini di scienza che ben si rendono conto della gravità della situazione e appunto, come abbiamo detto già prima, dei crimini contro l'umanità e del vero e proprio genocidio. Bene, Linda, dai. Allora, io direi Saremo giusto. intanto un ringraziamento sia per avermi tirato un po' su di morale, di aver potuto trattare anche in questa domenica questi 8 punti di questa riunione che abbiamo tenuto, molto importanti per tutti quanti, per i nostri amici. Lascio a te concludere. Allora, ci tengo innanzitutto a ringraziarti, Roby, per il modo e la sensibilità con cui porti avanti questa battaglia al nostro fianco, perché appunto occorre un occhio vigile per le notizie e soprattutto saperle centellinare in modo da poter poi fare un'indagine e un approfondimento in ciascuna di esse e dare quindi risonanza a ciò che serve per chiarire finalmente nella nebulosa quella che è la consapevolezza, la conoscenza e l'acquisizione della realtà da parte della popolazione che vuole e che sceglie di informarsi. Quindi in tal senso sicuramente caldeggio le iscrizioni al canale, l'ho fatto la scorsa settimana anche con una mia amica che mi chiedeva una sintesi delle notizie di questi tempi, perché qualcuno si risveglia ulteriormente, magari con i suoi tempi, però si risveglia. Importantissimo quindi prendere in considerazione questo, la possibilità di avere un panorama non soltanto poi nazionale, come quello che magari cerchiamo di fornire noi, ma a tutto tondo, perché tu fornisci un'informazione anche sul panorama internazionale. Come voglio chiudere? Voglio chiudere dicendo che tutti abbiamo bisogno del sostegno, dell'acquisizione di coscienza su se stessi, del coraggio, questo non smetterò mai di dirlo, del coraggio delle proprie scelte e delle proprie azioni. Il sistema ci ricatta, il sistema pone in essere delle estorsioni, delle minacce, però come ogni passo della propria vita, sin da quando si cresce nella famiglia a quando ci si affaccia al mondo, impone che ognuno sia responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte. Quindi chi sceglie di accettare i ricatti, le pressioni e soggiacere alle minacce o alle estorsioni, faccia i conti e viva ogni giorno della propria vita con questo peso. Cioè, non pensi che siccome lo dice il sistema o lo dice il governo o lo fanno tutti, quella è la scelta giusta, perché altrimenti era giusto lapidare appunto nei tempi antichi le donne fedifrage, è giusto fare degli stupri di massa, allora tutto diventa giusto perché i più lo fanno. Ti ringrazio Linda, abbiamo in comune certamente la lotta per la libertà e il desiderio di rimanere umani e promettiamo ai nostri ascoltatori di fare questa battaglia assieme, continuarla fino a che vinceremo e ce la faremo. Grazie Linda, ciao, Grazie, un ciao, buona abbraccio, serata a ciao. tutti. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo. Senza il vostro aiuto, di cui vi siamo profondamente grati, non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, potete iscrivervi al canale, mettere un like,
attivare la campanella e condividere i video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Robin.